Ecco come bello contento il sindaco. Se la pavoneggia, no, se la tacchineggia. Segui quell'astronave! Avanzate sul fianco destro! Scudi sul doppio fronte! Quarta divisione! È un guerriero il sindaco. È veramente un guerriero. È un gioco da ragazzi! Dobbiamo solo riportare il piccolo in uno di quei dischi volanti! Ah! Certo! Semplicissimo! Sì. Hai voglia? Ma dobbiamo prendere che fa? Nave prima che... Si sta provando col padre. Prima che il sindaco distrugga tutta la città. Esatto, papà Alba, andiamo. Papà, dai. Ma no, ti prego, un'altra sezione di guida. Segui l'astronave per consegnarle il piccolo alieno. Accelera, retromarcia, frena, super scivolata. No. Già la odio sta parte. No, ti prego. Voi non capite quanto è scivolosa la guida in questo gioco, veramente. No, è peggio di... dei Simpson Hit and Run, ti prego. Vabbè, io vado pianino. E cerco... di prenderli tutti. Non so che se voi avete presente Simpson Hit and Run. C'erano molte sequenze come questa. Ed era scivolosa la guida. Guidare sul sapone era più semplice. Fammi solo vedere una cosa. No, ho sbagliato. Torna indietro, torna indietro. Frenare col cerchio, ok. La retromarcia col triangolo. Ecco qua. Vai. No, l'ha mancato. Vabbè, forse me l'ha contato lo stesso, dai. Ah, ma io... ah, vabbè, si è cancellato dopo un po', perfetto. Cioè, l'importante è che la seguiamo. Poi, se prendi o meno tutti i punti, al gioco frega niente. Grazie di avermelo spawnato in faccia. Vabbè, ciao. Ah, l'ho presa, stavo dicendo le ciao, le figurine oggi sono il meno dei problemi. Però intanto le stavo già andando a prendere la puzzola. La puzzola pigmea. Uff, ciao. Sicuro ce la facciamo. Porca troia, ce l'ho fatta veramente. Sì, ciao. Quel cratere che mi si è spawnato davanti all'improvviso mi ha fregato sulla tempistica. Poi vuoi anche che ho perso solo uno di sti portali e quindi non abbiamo guadagnato abbastanza tempo. Però veramente la guida è orribile. La guida scivola in maniera tremenda. Però ora, perlomeno, il percorso lo sappiamo già un po' meglio. Quindi non c'è pericolo a livello di tempo. Ne abbiamo guadagnato già abbastanza. Qua tagliamo. Ecco fatto. Cratere. No. Cerca di evitare gli ostacoli, per favore. Ecco fatto. Dovrei usare la sgumma. Però tanto vale frenare, veramente. Ecco qua. Macchina. No, non ti capovolge, per favore. Ciao, l'ho presa. Ok. Abbiamo ancora 20 secondi in eccesso. Quindi diciamo che a livello di tempo
A questo giro non mi preoccupo, però sta tornando indietro. Sta rifacendo lo stesso percorso all'inverso, lo stronzo. Ma il livello di oggi è tutto così, dobbiamo solamente inseguirlo e ciao la figurina. Qua c'è un muro invalicabile. Preso. No, a questo giro sono confidente, ma perché avendo fatto la prima sezione tutta in velocità abbiamo guadagnato abbastanza tempo da poter anche eventualmente sbattere contro qualcosa a questo giro. Cerchi di non farlo succedere, ma se succede perlomeno hai ancora abbastanza tempo.